intellettualistico che parte che Nietzsche fa originare da Socrate, e che appunto questo movimento intellettualistico razionalistico riprende il divenire, la vita, entro in un quadro e entro in un ordine oggettivo di cause e di cose, e quindi lo rende, cerca di renderlo conoscibile. Va bene, però puoi concludere, grazie. Adesso concludo, di razionalizzarlo. Per cui per Nietzsche la decadenza, diciamo, viene associata a questo prevalere dell'impulso apollineo, no? Perché viene negata la vita e l'energia vitale. Infatti Nietzsche individuava come obiettivi polemici sì il cristianesimo, come giustamente avete detto voi, il giudaismo e il cristianesimo, ma anche il platonismo, perché c'era una scissione tra materia e spirito, tra immanenza e trascendenza, che preannunciava il cristianesimo in questo senso, no? No, beh, no, comunque ha classificato la storia facendo la storia del cristianesimo, ecco, lei, giusto, però Nietzsche criticava anche un'altra cosa, anche, cioè l'ideologia democratica, è anche ugualitaria, no? Perché secondo Nietzsche negavano la vita, i suoi valori, anche l'istinto e l'istinto vitale, e quindi anche i valori come pietà, senso di colpa, peccato, uguaglianza, erano principi della decadenza. Ecco, quindi concludo facendo questa, sì, questa domanda, anche questa considerazione. Il neopaganesimo si collega in questa tradizione culturale, che inizia anche da Nietzsche, ma anche prima, si lega alla destra rivoluzionaria. Non diciamo cazzate, per piacere, guarda, questo mi fanno anche incazzare queste robe, Fabio, concludi per piacere, si concludi, dai. E quindi si è legata al nazismo, che recuperava... No, queste sono cazzate, Fabio, queste sono cazzate, chiudi, dai. Che recuperava tutta una simbologia pagana, infatti la bandiera non era una croce con un simbolo della, come il simbolo della fede, ma anche della sofferenza di Gesù, ma era una svastica, della solare, della potenza, della vita, del vigore. No, sono cazzate queste. Sugli elmetti, queste sono cazzate, Flavio, queste sono cazzate. Si neggiava, non era il dio cristiano, ma era Odino, quando diceva... Ciao Flavio, ci sentiamo. No, e ora io vorrei citare Nietzsche e dire chiaramente che ancora oggi è vergognoso essere cristiani. Nietzsche diceva anche che... Claudio, scusami se intervengo per la seconda volta, ma sai che sono abbastanza sintetico, sia perché per ragioni per cui non sono in rete, e anche perché non vorrei essere prolisso, che è contro i miei principi. Io non faccio la storia di quello, ma io faccio la storia di quello che sono adesso in questo momento, non vado alla ricerca dei libri, anche perché non ne sarei capace. Allora io dico una cosa, se vogliamo parlare di libertà, a me piace lasciare il termine fluttuante, nel senso, è inutile che uno mi dia un'etichetta di quello che sono io, sono questo e basta, e non esisterà studioso al mondo dico, che riesca a definire questo stronzo che sono io. Mi sentite? Sì, è inutile che io vada a fare il saputo e a tirar fuori tutta la storia. Io dico una cosa però, e vorrei che voi altri me la spiegaste, perché i cristiani appartengono, o i maomettani o chi per loro appartengono alle rispettive religioni e sono dei fideisti, mentre gli altri sono dei poverelli che hanno solamente delle parvenze di verità, oppure addirittura si rifanno, cioè vengono definiti superstizioni. Ah, perché quelle cattoliche cristiane non sono superstizioni. Su che cosa sono basate? Su qualcosa di vero? Sono dei fenomeni ripetibili? No. E gli stessi fenomeni che avvengono in ognuno di noi altri sono ripetibili o sono soggettivi? Ma allora che cavolo mi dice uno, questa è fede e l'altra è superstizione? Sì, in effetti. E sono studiosi? Sì, no, ma di che cosa? Studiano che cosa? Sui libri? Io non studio sui libri, io studio su me stesso. Mi spiego? Sì, hai ragione. Scusami, sai. No, ma hai perfettamente ragione. Parliamo di cose che stiamo toccando con mano. Io credo alla materia, va bene anche allo spirito che è assieme alla materia, ma parliamo per piacere di quello che tocco e che vedo in questo momento. Che io vada a tirar fuori le enciclopedie... No, è più grave, Giampaolo, di questo, è molto più grave. Dopo adesso interveniamo noi. Adesso. Ma è proprio i libri che ci hanno rovinato in un certo senso. No, scusatemi se bestemmio. Ci hanno arrivato una certa concezione della vita. È per Dio, ma a un certo punto
io voglio toccare con mano quello che vedo e che tocco e sentire e buttare fuori quello che ho dentro, no che devo andare a pescare a 2000 anni fa o 4000, no, cosa me ne frega? No, andare a pescare anche 2000 anni fa, Giampaolo, anche se è un po' difficile. Sì, ma Claudio, a un certo punto io voglio che uno mi dica al 100% cosa succedeva 2000 anni fa, può dirmelo? No, nessuno può dire. Ecco, no, punto e basta. Io dico solo che uno stronzo come me, io ti dico, in questo momento faccio un respiro. Nessuno può negarmi quel respiro lì. Sì, no, infatti. E stranamente è comune a tutti il respiro. Mentre le cazzate di 5000 anni fa possono essere state verità, ma bisogna dimostrare cosa. Le ipotesi sono sempre ipotesi. Sì, sì, ma. E a me piace perché voi altri buttate fuori quello che avete dentro più che attingere dai libri. Sì, questo è vero. Scusatemi se ho alterato la voce, perché non dovevo far così. No, hai fatto benissimo. Ma è viscerale quello che sto dicendo, sono fatto male. No, è la vita che è fatta così. Vi ringrazio. No, noi ringraziamo. Ciao, guardatemi ancora. Ciao. No, il paganesimo aveva una cosa, ad esempio, per le persone di questo tipo. Difatti Dionisi cosa serviva? Quando uno non voleva, era solo legato al pensiero, veniva sbranato dalle menadi. Cioè, ciao, perché, ciao Tulli! Ciao! 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 Teubi! Sì! Mi posso parlare? Sì, parla! No! Volevo dire, se uno non vuole che te parli di... Ma se voi altri siete 1500 anni in Dio, no, non è giusto parlare anche della storia vecchia? Sì. È vero? Se certo. Non avevi detto che avevi 500 anni, ti avevi entrato. Sì, avevi entrato, è vero. È vero. Mi sbaglio. No, è vero. Ecco, manco mai perché mica cosa mi ricordo. E lo sapevo. Però, che... tu mi so vostro nonno. Però non potevi cavarli a parole a persone, dai. Non è giusto, lei era ancora giovane e a gioventù la vita sala a parlare. Sono mio un ebete, no, un vecchio bacuco. No, mi spiace, è il contrario. Hai più diritto di parlare a te, baby, che Flavio. Hai più diritto di te. E solo quel giovane potevi alzare che finisse il suo pensiero. No, c'è un discorso che... Mi spiace, mi scusi, me. No, ma... Quello che trate mai tutti i giovani, perché i deoli che sa più di noi altri siamo vecchi bacucchi. No, e non abbiamo mai capito un cazzo. No, ma tu, Beppe, capisci benissimo, sei in gamba. Capisci più te che Flavio. Cioè, Giampaolo gli ha detto che sei un stronzo. No, ma Giampaolo lo fa per tirarsi da parte, ha paura di essere invadente. Ma può darsi che sia un stronzo sul serio? Non che è vero, che sai. Dire di no? Io sento così. Uno che ha la sensibilità non è mai stronzo. Sì, e l'ho fiammato solo, poi ho detto, non è la mia colpa io. Ma sai, tutti quanti dobbiamo guardarci allo specchio. Sono fiati invece e sì che non capisco niente, però cerco di narvi di io quel pensiero. Ti saluto. Ciao. Ciao. Il problema è un altro. Il problema è che esiste una propaganda giocata in maniera estremamente sporca. Flavio ha parlato di cultura pagana alta, parlando di nobiltà del pensiero. Noi abbiamo sempre detto che chiudiamo per noi il divenuto del paganesimo all'era sillana. Nel senso che dopo arriva l'uomo che si chiama uomo Dio, arriva l'imperatore, e l'imperatore schiaccia tutti, per cui non esiste un pensiero alto. Per me Cicerone è un grandissimo stronzo col suo principio speranza e col suo principio provvidenza, e va a distruggere quello che è il divenuto pagano. Per quanto riguarda poi la relazione paganesimo e nazismo, ricordo che i nazisti andavano a catechismo e non andavano a studiare paganesimo. La teoria del superuomo non è la teoria dell'uomo che domina gli altri come usa il nazismo. Questo è il pazzo di Nazareth. È il pazzo di Nazareth che dice fermati vento. Vado con le telefonate. Sì, va. Il numero telefonico è 049 700 700. Ciao, sei Bruno. Attento, mi voglio dire una roba. Giampaolo mi pare che abbia capito abbastanza bene. Due parole soltanto. Dunque, 2000 anni fa, chissà cosa chi ha scritto e quante volte ti sta messo le mani sul manoscritto,
come si può sapere dopo 2000 anni, se quando dopo una settimana qua, quando chi scrive sui giornali è già tutto differente, ti te pensi dopo 2000 anni se tutto ciò che ha scritto oppure chi ha uno dei trattati sulla religione di Cicerone? Personalmente il Dio di tutte le persone che è a sto mondo yoga dentro in sé, il sottrasina dentro nella sua nei suoi viscere, il Dio lo abbiamo dentro noi altri. Però questo è il nostro altri, divino. Chi ne dica che 2000 anni fa che era questo, che era stato, che era... ma come si può capire che 2000 anni, che non siamo sicuri neanche dopo una settimana cosa che è, e cose come quello che succede. Pensa 2000 anni fa, quanti ha messo e manso che carte vecchie, stravecchie, e quanto chi ha rinnovato. Quanto hanno depennato Bibbie, ma scherziamo, gente, mi voglio dire una roba, il Dio ti ho che dentro ti se te sei parlato ti ho dopo di bene, se no altrimenti ti ho dopo di male. Ciao. Sì, ciao, ciao, grazie. Ed è esattamente quello che stiamo dicendo noi. Sì, no, difatti il discorso è molto lungo. Io volevo chiudere il discorso sul nazismo. Il nazismo non è altro che il cattolicesimo del Dio padrone assoluto. E il nazismo è solo questo. La simbologia, i stemmi, i disegnetti che si prendono dal paganesimo antico sono cazzate. Ma metto in ginocchio le persone, digli non fai quello che voglio io, ti ammazzo. Questo non è altro che specchiare il macellaio di Sodoma e Gomorra che dice ho fatto quello che voglio io o vi ammazzo. E sta storia deve essere chiusa, perché gente che si mette in ginocchio e che accusi i pagani di essere nazisti sono degli stronzi. Vado con le telefonate. Pronto? Sì? Posso chiedervi una cortesia? Sì? Perché appunto è una materia un po'... se ne parla poco di queste cose, no? Ti sento male, scusa. Se ne parla poco di queste... però sì, a volte, diciamo, due parole messe assieme danno l'idea del tutto, diciamo, no? Sì, beh, guarda, io... Ti ascolto, d'accordo. Sì, sì. Ciao. Cioè, sinceramente il paganesimo non viaggia con le parole. Io potrei solo dire, esci dalla tua casa, guarda il sole, senti il calore del sole, abbraccia un albero e cogli un fiore. Questo per me è una forma di paganesimo più vitale e più trasmissibile che ci sia. Adesso, dopo darò io una risposta, vediamo un'altra telefonata però intanto. Pronto? Pronto? Buongiorno, sono Giuseppe, chiamo da Padova. Sì? E ho sentito un attimo, non riuscivo a prendere la linea perché proprio ci hanno tanto telefonato. Ho sentito il discorso che ha fatto quello lì all'inizio, come si chiama, Flavio, no? Sì. Mi pare. E appunto che collegava il neopaganesimo al nazismo. Non so se sia così, in senso proprio così, diciamo assoluto, no? Però sto fatto qua che i nazisti... e disegnava anche le rune e quell'alfabeto là del germanico e delle rune e che se fa appunto parlavano anche di Odino eccetera, di Thor, tutta quella tradizione là, se è vero per me, ecco, volevo dire solo questo. Sì, ma non è che noi neghiamo questo, neghiamo valore filosofico, noi non è che neghiamo il fatto che non ci fosse questo, noi neghiamo valore che sia paganesimo questo, questo è cristianesimo, questo è monoteismo, questo è un gioco per mettere in ginocchio le persone. Cioè noi non diciamo che i nazisti non facessero questo, non diciamo che altra gente non facesse questo, però togliamo da questo il valore pagano, cioè non erano pagani, era un altro modo per mettere in ginocchio le persone. Per quanto riguarda un'altra telefonata, poi mi ricordo sempre di rispondere a quel radioascoltatore. Pronto? Pronto? Pronto, è la radio? Sì. Sì. Senti, io sono Massimo, vi avevo chiamato tempo fa sì. Per chiedervi alcune cose. Prima di tutto chi siete sì. E probabilmente non mi avete risposto. E poi che cosa pensate di Giordano Bruno? È vero, è vero. Probabilmente non mi avete risposto, esatto. Oppure non so, troppo brevemente, perché quando sono andato alla radio... c'è qui una risposta sentito. Per te, se un secondo e poi te la do. Sì. Pronto? Pronto? Sì, sì. Sei in linea, perfetto. Allora, ascolta. Per quanto riguarda chi siamo, noi siamo un insieme di persone che se mi parlate al telefono posso seguirvi. Perfetto.
E metti giù? Pronto? Sì, no, no, adesso in cabina. Mi ascolti adesso? Ecco sì. Bon. Allora, per quanto riguarda chi siamo delle persone che hanno sensibilità per il mondo che ci circonda e riteniamo di essere parte del mondo che ci circonda. E lo siamo diventati attraverso un percorso di magia. Per quanto riguarda Giordano Bruno, io dunque sto sfogliando velocemente un coso che avevo fatto, nel senso che per noi Giordano Bruno è uno che aveva la sensibilità della natura, sensibilità del mondo circostante, l'unica cosa che aveva era che non aveva tagliato col cattolicesimo. Aspetta, abbi pazienza un secondo che devo ritrovare l'appunto che mi ero fatto. Io ho trovato un bellissimo lettera sopra il coso, sopra il gazzettino, e quella lettera la possiamo sottoscrivere. Compri il gazzettino? Non sempre. Non sempre. La lettera è del 6 febbraio, se un attimo di pazienza che tiro fuori un attimo. Sì, comunque ricordiamo che per i nostri ascoltatori possono chiamare per intervenire in trasmissione 049-700-700. E per quanto riguarda Giordano Bruno, sai, è da considerare come una lettura molto interessante. Il fatto stesso che la Chiesa abbia sempre cercato di annullare il suo pensiero, di distruggerlo, è proprio perché ne ha capito la funzione che poteva essere proprio destabilizzante. Il fatto stesso che lui venisse fuori dall'ambito cattolico dimostra chiaramente che aveva capito i meccanismi che andavano a compromettere e essere negativi nel cattolicesimo e nel cristianesimo. Il fatto stesso che lui avesse sviluppato la teoria della memoria. La teoria della memoria è una cosa fondamentale perché permette alle persone di riconoscere e di fare proprio uno strumento di controllo e di ricerca delle cose. Pronto? Sì. Allora, ti leggo questa lettera qua del gazzettino, cioè io la sottoscrivo. Leggo sul gazzettino che sarebbe prossimo una possibile postuma riabilitazione, punto di domanda, da parte della Chiesa della figura umana di Giordano Bruno. Prima che tale ignobile atto vada in porto, ci si conceda qualche breve cenno sull'interessato. Bruno nasce a Nola, eccetera, domenicano, getta la tonaca diverse volte ed altrettante la reindossa. Gira in mezzo Europa come insegnante di filosofia. L'uomo in verità molto presuntuoso, un ribelle nato, irriverente e mangiapreti. Ma non è un vero eretico ed è del tutto inoffensivo, è un libero pensatore. Le sue continue provocazioni attirano l'attenzione dell'Inquisizione, che spicca un mandato di cattura internazionale. Bruno si rifugia allora a Venezia, ufficialmente presso il nobile Giovanni Mocenigo, consapevole che Venezia è la città più tollerante d'Europa. Ma il Mocenigo, tradendo i suoi doveri di ospitalità, lo denuncia ed il miserabile viene così estradato a Roma. Corre l'anno 1593. Bruno ha 45 anni, seguono in carcere 7 anni di tortura e di servizie, poi Bruno viene condannato a morte e condotto al rogo il 17 febbraio del 600. Atrocità nell'atrocità, per impedirgli di parlare avevano creduto bene di serrargli la lingua con una morsa di ferro. Ora questa Chiesa, la stessa Chiesa, vorrebbe arrogarsi il diritto al potere di perdonare, non sapendo che nessun libero pensatore per i suoi misfatti mai per sequela sequelarum. Quello che noi vogliamo dire è questo, che finché la Chiesa Cattolica non condanna chi ha condannato, è inutile che tenti di riabilitare. Ho capito. Questo è, cioè, deve condannare alla stessa pena i cardinali che hanno proceduto. Questo vale per Bruno, vale per qualsiasi condannato. Sì. Volevo anche, voi avevate citato due associazioni. Questo alcune settimane fa. Allora, e non ho fatto in tempo a scriverle. Sì. Me le dai? Allora, io ti do Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Un attimo. Sì. Casella postale 53. Sì. Marostica, Vicenza. Sì. Questo è un indirizzo postale. E poi l'altra volta avevo dato il mio indirizzo personale? No. No. Erano due, uno mi sembrava che fosse un Crollui. Allora ti spiego, è uscita una rivista che parla di Crowley e del Ordo Templis Orientis, che era l'organizzazione diciamo magica di Crowley, e questi sono dei nostri amici che fanno una rivista appunto semestrale. Crowley, sì. E comunque la rivista si chiama Primordia, che ne parla di Crowley, e si chiama Primordia, CISB, casella postale 10.944, 20.124 Milano. Ed è una rivista appunto che si occupa appunto di tutte quante le notizie, le informazioni relative alla magia, alle pratiche di magia sessuale, al paganesimo, alla cultura tradizionale e così via.
Pronto? Sì, sì, pronto. Ci stai ascoltando? No, no, sto ascoltando ma non sento niente. Sì, no, io chiedevo due associazioni, avevate dato l'indirizzo. Sì, sì, te lo dico subito. Dunque, allora, l'indirizzo nostro è l'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Sì, questo lo so. Casella postale 53-36-063 Marostica, Vicenza. Poi esiste un'associazione che si chiama Primordia. Primordia, ecco. Sì, che ha pubblicato un bollettino su Crowley e sull'Otto, l'Ordo Templis Orientis, che è appunto un'associazione di ricerca magica. Allora, Primordia ha come recapito CISB, sì, casella postale 10.944, sì, capo è 20.124 Milano. 20.124 Milano. 124. 20.120. 124 Milano, sì. Sì. Poi c'è un'altra associazione che è l'ex federazione pagana, sì, che si chiama Sacre Radici. Ah sì, ecco, questa l'ho sentita. Ecco, comunque il recapito è presso Zoe, casella postale aperta, sì, 22040, Moggio Valsassina, Lecco. Ho capito. Ecco, questi qua organizzano una festa pagana per il 5-6 di maggio. Ecco. Un'altra domanda, sì, e mi date un 20 secondi perché poi, sì, non posso seguirvi. D'accordo. Perché io telefono non vicino alla radio. Sì, d'accordo. Ecco, volevo farvi questa domanda. Trovo molte similitudini con ciò che sono gli steineriani. Sì. Ecco, questa è la prima domanda. Cosa c'è di in comune, che cosa no? C'è l'energia della vita, l'energia della natura. Ma c'è in comune? Loro hanno concetti similari, sì, ma noi non abbiamo niente in comune con loro. Cioè, l'energia della vita la trova chiunque, capisci? Cioè, qualunque filosofia trova l'energia della vita. Per cui il tentativo di manipolazione dell'energia della vita lo trovi dappertutto. Per cui esiste sempre delle similitudini. Anche con la teosofia troverai delle similitudini. Sì. Perché la teosofia, per esempio, partendo dall'analisi del libro egiziano dei morti, no? Che ha fatto la Blavatsky, in effetti è un testo nostro, per cui le concezioni del caos, le concezioni del divenire, della formazione dell'universo e del fine dell'universo sono molto comuni. Ho capito. Per cui troverai sempre queste cose in comune, diciamo. Ma non è la stessa non cosa. Non è la stessa cosa, no, perché è quello che fai tutti i giorni, è il fine dell'esistenza che determina le differenze. Cioè, il paganesimo non vuole cioè, un albero è un albero, però per me un albero è anche una coscienza. È come io mi rapporto con l'albero dopo che è importante, non tanto che tutti sappiamo che l'albero è un essere vivente. Non so se riesco a spiegarmi. Sì, sì. Va bene. Va bene? Grazie. Ciao. Sì, ecco, io se non ci sono altre sì, ci sono delle telefonate. Pronto? Ciao. Ciao. Dimmi. Ciao, sono Andrea di Marostica. Ciao. Dimmi, Andrea. Ascolta, niente, praticamente io ho sentito un po' tutti questi discorsi, però cioè un po' perché erano un po' complicati per me questi argomenti, anche perché è la prima volta che vi seguo, così non è che ti ho capito tanto, no? E niente, mi interessava sapere un attimo così cosa ne pensate in definitiva voi di questo cristianesimo e obiettivamente che figura rappresenta per voi il Cristo così. Andrea da Francesco. No, Andrea, senti. Dimmi. Mi senti? Sì, abbastanza. Dunque, noi ci hanno accusato da un sacco di parti di fare della blasfemia e dell'anticlericalismo, proprio siamo l'opposto. Presente al cristianesimo, sì, sì. Per noi il Dio dei cristiani è il macellaio di Sodoma e Gomorra, il loro profeta per noi è il pazzo di Nazareth e lo possiamo provare e siamo stati accusati di fare dell'anticlericalismo spiccio, in realtà non è vero, per cui pensaci tu insomma. Ma come hanno fatto a criticarvi in questo modo? Cosa vuoi fare? Perché hanno altre concezioni. Hanno altre concezioni. Sì, sì, sì. Ho capito, ma insomma in definitiva, cioè, questo pazzo di Nazareth in quale altro termine si può definire? Ma, non so. Beh, lo puoi definire come elemento nocivo per la vita. Come un rifiuto nocivo per la vita. Sì, sì. Come un rifiuto tossico dello spirito. Non poteva essere invece un gallo che praticamente in quegli anni è riuscito a metterlo un po' nel culo a tutti. Ha sparato le sue tre cazzate, ha fatto sì, ma, un po' di morale e ce l'ha sì, fatta. Sì, potrebbe anche essere, questo leggendo solo dei Vangeli, sempre pensando che sia esistito che non siano invece truffe belle buone. Ho capito. Sì, potrebbe essere un'invenzione anche di dominio per poter sfruttare le persone, cioè nel senso infatti, che no, infatti volevo dire questo sì, 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 no, ma è vero. Sì, può essere che ne ha finzione. Sono perfettamente d'accordo su questo.
siamo perfettamente d'accordo. Sì, sì, su questo sì. Mo bene, mo sono contento. Prego. Sì, sta bene. Cioè, come no? È terribile. È terribile. Sì, sì, vabbè. Sì. Ascolta. Dimmi. Cioè, io ho sentito parlare del famigerato Beppi che vi telefona. No, Beppi, è una persona dolcissima, Beppi. Famigerato. No, è dolcissimo Beppi. Ho capito, però appunto volevo fare un appello a questo Beppi di mandarvi dove sta lui ancora qualche volta, insomma. Sì, ma va benissimo, no, anche perché cioè, se lui telefona si sente in salute, voglio dire, anche perché ci rendiamo conto della sua situazione a livello di salute. No, saluto a Beppi soprattutto, d'accordo, ciao Andrea, ciao. Ci vediamo domani, ciao. No, è perché Andrea lo conosco, l'ho riconosciuto dalla voce. Sì, passiamo telefonate. Mario, sì, sì. Tanto l'ultima. Mario è molto paziente, l'hanno fatto santo. Pronto? Sì, buongiorno, sono Irma Vicente. Ciao Irma. Ragazzi, vi leggo una definizione del paganesimo che ho trovato in un'enciclopedia Garzanti universale, no? Va bene. Che fa da ridere proprio. Allora, paganesimo, termine proto-cristiano, venuto in uso verso il secolo IV per designare i culti precristiani, specialmente greco-romani, da pagus, villaggio, per la resistenza anticristiana delle popolazioni delle campagne, più rozza, che avete capito? Sì, sì, sì. Siete dei rozzi. Sì. E, naturalmente, più attaccata alle proprie tradizioni. Certo. E tutto è concluso con queste tre parole, dando da... Sì, sì, ma... Ecco. Ma... Ciao. Ciao ragazzi, arrivederci. Ciao. No, noi sappiamo benissimo che il termine pagano è un termine che noi ci arroghiamo e che non è mai esistito se non come spregiativo, no Francesco? Sì, esatto. Noi lo prendiamo perché ci va bene così e non sì, sappiamo come definirsi. Bisogna definirsi in qualche modo. Allora, intanto qui c'è Mario che vuole cacciarci via. Una cosa, Mario qua mi tira per la camicia e mi dice che devo ricordare che si avvicina la dichiarazione dei redditi e soprattutto di non firmare per l'8 per 1000 per il Vaticano e la Chiesa Cattolica. Se no... Di conseguenza bisogna stare attenti. Ecco. Sì, difatti appunto Mario qua che... Insomma, anche stamattina mi ha detto, ma da che parte stai? Devo andare pure anche lì. No, non prendiamo più telefonate. Ricordo gli ultimi indirizzi. È Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53, Marostica, Vicenza. E Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, Venezia. E noi chiudiamo qui la trasmissione. Sì. Dici qualcosa, Francesco? No, beh, possiamo. Mario, no, sarebbe delle risposte molto lunghe, poi ci penserà Mario a finire la trasmissione sull'8 per 1000. Per quanto riguarda Flavio, io devo dire questo: io non sono tollerante su questo tipo di associazioni, anche se lui magari aveva delle intenzioni diverse o aveva un discorso più serio da fare. Perché è intollerabile a livello proprio di pelle. Io non riesco purtroppo a sopportare questo tipo di accostamento. Pertanto mi scuso con tutti i radioascoltatori e arrivederci giovedì prossimo, ore 15:15. Arrivederci e grazie.